Buongiorno a tutti ragazzi, settimana scorsa nelle ultime 2 giornate finisce il rally in pratica di Natale, il mini rally dovremmo dire perché Bitcoin non raggiunge i target che c'eravamo, o almeno io vi avevo indicato nelle scorse settimane, possibili proprio attraverso il rally di Natale. Quindi manca l'ultima gamba alla zista del rally e si affossa immediatamente ragazzi. Quindi questa parte qui vedete che nella giornata del mercoledì 14 dicembre, sulla spinta della questione della Fed, dei tassi di interesse, si alza al di sopra del livello di supporto che precedentemente aveva mantenuto tutti i prezzi prima dell'ondata di vendite post FTX, quindi risulta adesso essere una resistenza. Questo livello di supporto breccato è diventato, vedete qui, una resistenza. Non riesce a superarlo Bitcoin, quindi impatta su questo livello e crolla giù. Il livello di target era poco più lontano, cioè intorno a questa zona qui, vedete, rossa, quindi 19.500-19.000-20.000. Poteva farlo appunto in pochissimo tempo, pochissimi giorni, ma non ci è riuscito. Quindi finisce sostanzialmente il rally di Natale in un nulla di fatto. Siamo ovviamente superiori diciamo più alti dei minimi di novembre. E il rally è stato di circa il 17%, un po' povero oggettivamente. Adesso siamo intorno al 6,52% di rialzo dai minimi, quindi praticamente siamo lì. Soprattutto per i mercati cripto non è cambiato granché. Tra le altre cose, non è solo Bitcoin a dover subito questa sorte, ma anche Ethereum, che vi faccio vedere la candela della settimana. In pratica sta continuando questo ciclo un po' più lungo su Ethereum con time frame settimanali. Sta continuando, vedete, questa fase di ribassista. E proprio la scorsa settimana chiude una settimana con un meno 6,33%, tra le altre cose impattando all'interno di questo canale discendente che vedremo oggi proprio nel video. Ma iniziamo un po' con calma, ragazzi, perché volevo farvi vedere intanto quelli che sono i dati di questa settimana, i dati attesi di questa settimana, che sono quelli importanti a livello macroeconomico. Non mi vedete perché sono nuovamente in viaggio, quindi in questi giorni sarò un po' fuori. Allora, intanto giovedì 22 dicembre, secondo me è l'unica giornata che ha un po' più valore, perché da lì in poi, verso fine anno, poi si va in chiusura dell'anno, perciò l'uscita dei dati è un po' povera e quindi non dovrebbero esserci grandi scossoni, almeno di cose strane. Mentre per quanto riguarda giovedì di questa settimana, il 22 di dicembre, abbiamo l'uscita del dato del PIL, sempre Stati Uniti, e la richiesta di sussidi di disoccupazione, che sono gli unici due dati che in questo momento dovremmo iniziare a controllare. Perché questo, ragazzi? Perché dal prossimo anno i dati che sono dei indicatori di quello che è la possibile eventuale fase di recessione dei mercati degli Stati Uniti saranno presi di mira, cioè li manterremo come dati più importanti passato, diciamo, il momento collegato all'inflazione. Quindi andremo sempre a monitorare quelle che ovviamente è il tasso di inflazione, però dovremmo assolutamente monitorare quello che invece è la recessione, cioè gli indicatori che potrebbero indicare un'eventuale recessione dei mercati. Perché una recessione economica, ragazzi, non impatta tantissimo sulle cripto. Infatti io vorrei vedere appunto questo impatto, perché è la prima volta che in pratica una eventuale recessione molto forte, che alcuni dicono appunto potrebbe arrivare il prossimo anno, ma vedremo poi nei prossimi video, ragazzi, che ci sono anche delle alternative, secondo me, da valutare. Poi ovviamente sono poco probabili, però da valutare. In teoria una recessione di questa portata Bitcoin non l'ha mai vista, quindi cioè Bitcoin maturo non l'ha mai vista, diciamo così. Perciò dovremo andare a vedere anche l'impatto che avrà sul settore delle cripto, e secondo me potrebbe essere decorrelata la questione, però lo vedremo poi con i dati, perché insomma al momento non ci sono motivi di correlazione tra i dati della recessione eventualmente le cripto, però tutto è possibile. Allora, in questa fase, quindi PIL e richieste di sussidi di disoccupazione diventano
In questo primo momento estremamente rilevanti, perché entrambi sono indicatori di appunto recessione. Quindi il PIL, se dovesse iniziare ad arretrare, al momento è stato molto più forte del previsto. Anche adesso vedete il PIL della prossima di questa settimana è previsto identico al precedente. Questo significa che non c'è neanche un ripasso di pochi punti percentuali. Quindi al momento non sussiste un pericolo indicato da questi dati, però dovremmo andare a vedere. Le richieste di sussidi di disoccupazione leggermente in aumento, ma comunque assolutamente accettabili anche a livello del previsto. Quindi vedremo questi dati, se sarà, ci sarà uno shock su questi dati. Probabilmente vedremo anche la reazione dei mercati per capire se i mercati iniziano a valutare la questione della recessione con il dovuto rispetto, cioè con effettivamente il peso che potrebbe avere. Cioè, anche per quelle di le scorte di petrolio greggio che nell'ultima indicazione avevano indicato un aumento. Questo è appunto un altro indicatore di recessione. Vediamo se però continua perché gli sbalzi semplicemente da un mese all'altro non hanno indicazioni, mentre un trend sulle scorte di petrolio avrà indicazioni. Quindi in questo momento bisognerà vedere poi se queste scorte aumenteranno in maniera consistente per un tot di tempo, saranno sempre alte. Allora a quel punto avrà molto valore. Ci sono anche le vendite poi delle abitazioni, che è un occhio sempre a livello di recessione, insomma con il dato puntato alla recessione va dato. Ma sarà secondo me una narrativa per il prossimo anno questo discorso della recessione. Vi faccio vedere anche un altro grafico che in questo momento secondo me è interessante da vedere, poi passiamo all'analisi ciclica. La correlazione è Standard & Poor's 500 Bitcoin negli ultimi mesi sta scendendo. Non ho quella del Nasdaq perché questo sito non mi dà la correlazione con Nasdaq. Probabilmente quella con Nasdaq è leggermente più alta rispetto a quella di Standard & Poor's 500, questo giusto per comprenderlo. Ma in sostanza, siccome non lo usiamo per fare operazioni di trading, ci serve a livello di indicazione. Vedete che nello scorso marzo del 2022 la correlazione era proprio schizzata alle stelle tra mercati e Bitcoin, ed era la prima volta anche in maniera importante che saliva al di sopra dello 0,3%, che significa sostanzialmente una correlazione leggermente positiva, ma non troppo, cioè quasi assenza di correlazione. Che non vuol dire non correlazione o decorrelazione, ma vuol dire nessun legame, ecco, giusto per comprenderci. Questa zona invece che è 0,6 è una correlazione positiva abbastanza importante, adesso è riscesa a 0,4 ragazzi. Secondo me un arrivo all'interno di questa zona 0,3-0,2 riporterebbe i mercati delle criptovalute a essere non correlati ai mercati azionari. Questo significa che possono fare un po' quello che vogliono ed è anche quello che mi aspetto se i mercati il prossimo anno affronteranno il problema dell'inflazione, della recessione, ma le cripto no. E questo, insomma, lo vedremo perché è una scommessa, ragazzi, la prima volta, come vi dicevo, che avviene una cosa del genere, quindi dovremmo stare molto attenti, diciamo, anche a queste indicazioni. Passiamo all'analisi di natura ciclica e tecnica, vediamo un po' quello che sta succedendo. Bitcoin sta chiudendo il ciclo mensile che a questo punto è stato e dovrebbe, diciamo, essere un poco più corto di quello che mi aspettavo, perché io mi aspettavo un ciclo mensile in chiusura intorno alla fine dell'anno a 38 giorni. Come vi avevo indicato qui, in realtà il mercato ha fatto probabilmente il massimo di questo ciclo, quasi sicuramente, nella giornata del 14 a 23 barre circa, e adesso siamo con l'ultimo minimo toccato a 25 giorni. È un po' poco, quindi teoricamente se va a chiudere un mensile almeno 30 giorni dovrebbe farli, intorno appunto al 21 di questa settimana dovrebbe fare un nuovo minimo a chiudere tutti i giochi. Se invece fa un mensile in questo modo, un pochettino più corto, da 25, valuterò una struttura anomala ternaria, insomma, poi ne parliamo poi nei prossimi video se dovesse capitare. Quindi al momento siamo in chiusura del ciclo mensile di Bitcoin. Se il ciclo mensile chiuderà al di sopra di questo minimo, che è un minimo al 15.479, significa che sarà positivo, cioè il primo ciclo mensile che è rialzista da un po' di settimane, perché vedete farà un minimo superiore al precedente, quindi in teoria anche una chiusura di questo tipo indicherebbe un ciclo mensile rialzista, che potrebbe essere il primo di un ciclo trimestrale, per esempio, cioè che dura 3 mesi, oppure perché no, anche di un nuovo annuale. Quindi ancora una volta non lascerebbe intendere se da qui è iniziato una struttura che può avere un trend per un po' di tempo o no, dovremmo attendere successivamente. Questo
Ovviamente, ragazzi, mettendolo insieme agli altri dati, è un evento che lo valutiamo. Perché? Perché in questa scadenza di novembre c'erano delle scadenze cicliche superiori, di cicli lunghi, che derivano dal ciclo dell'halving di Bitcoin, e quindi comunque li dobbiamo valutare. Però è ovvio che sembrerebbe, anche considerando per esempio quello che è l'andamento delle altre cripto come Ethereum, vedete, dal minimo di giugno e anche insomma, i mercati hold, sembrerebbe che da qui iniziato il ciclo annuale sia già ribassista. Questo è chiaro. Se questo è il ciclo annuale di Bitcoin, ci vuole l'anno prossimo per chiudere. Quindi questo è il motivo per il quale voi vedete anche tantissime analisi indicare che probabilmente ci sarà una nuova fase di ribasso, il colpo di grazia, eccetera. Perché teoricamente la più probabile view è il più probabile scenario per questo tipo di momentum su Bitcoin è quello di continuare questo trend ribassista. L'unica speranza, tra le altre cose, è proprio che il ciclo sia stato chiuso invece il ciclo annuale in questa scadenza di novembre e ci sono delle anomalie nei giorni precedenti. Quindi questo ve lo dico, deve essere anomala la questione, però questa è una data che è possibile, avere una chiusura ciclica superiore, è possibile avere delle anomalie anche quando si tratta di cicli superiori, in questo caso parliamo del ciclo dell'halving, quindi sono 3 anni, perciò va bene, però poi i mercati dovranno confermare. Questa fase ribassista non è assolutamente ben vista, no? Quindi queste 2 giornate in cui il mercato ci va a perdere il 6-7% in 2 giorni ovviamente non depongono bene, anche perché il superamento delle medie mobili e l'attacco a questa resistenza, ok, poteva causare una fase ribassista, ma fino al 17.000, insomma, ci stava. Al di sotto, invece, c'è il pericolo di ripresa del trend ribassista. Perciò, per esempio, anche tutte le mie operazioni long sono state chiuse nella giornata del 16 di dicembre, perché sono scattati gli stop, i trailing stop delle posizioni positive e gli stop loss di quelle che invece sono state chiuse in perdita. Da un punto di vista invece di struttura di ripresa, dovremmo attendere il nuovo ciclo mensile. Il nuovo ciclo mensile darà già un pochino di risposte, perché se questo massimo tiene e non viene più toccato, o non, cioè Bitcoin non proverà ad avvicinarsi a fare una cosa del genere, allora ragazzi, i giochi dell'eventuale scadenza di novembre li potremmo pian piano abbandonare, sarà pericolosissimo. Ancora di più, se viene breccato il minimo di novembre, non ci sono santi che tengano. A quel punto, insomma, dovremmo poi sposare una view di ciclo ribassista con una struttura ternaria che poi vi dirò nei prossimi video, che è molto interessante, che è molto bella da vedere, però non è entusiasmante perché indicherebbe ancora che il prossimo anno ci sarà da soffrire parecchio sui mercati delle cripto. Quindi attendiamo la chiusura di questo ciclo mensile o di questo ciclo più piccolo, se ha chiuso qui, cioè se il mercato dovesse accelerare nei prossimi giorni sarà stato un movimento a 25 giorni che per me è un po' corto, quindi poi la struttura sarà ternaria, secondo me, ve lo dico nel prossimo video, e poi vediamo cosa succede. Quindi in questo momento solo operazioni di trading, che secondo me è la soluzione migliore, anche perché andiamo verso Natale e oggettivamente non ci sono grandi movimenti anche a livello di calendario economico, come vi ho fatto vedere solo la giornata appunto del giovedì, che è molto interessante. Passiamo a vedere la questione di Ethereum, anzi volevo farvi giusto vedere con un occhio proprio la questione invece della total market cap delle criptovalute che peggiora, peggiora ragazzi perché, scusate, quella della DeFi, peggiora perché fa un nuovo minimo ulteriore al di sotto di quello che aveva già segnato la settimana del 21, vedete, quindi fa un nuovo minimo. E questo configura la pericolosità di quello che è l'attuale situazione, tra le altre cose collegate anche alla questione di BNB, perché BNB è in forte, diciamo, tensione da parte delle questioni legate a Binance, che è stato comunque viene un po' attaccato. Quindi Binance Coin, vedete la struttura che aveva tenuto, perché è una delle cripto che ha tenuto di più nel 2022, ragazzi, Binance Coin. Da qui era iniziato giugno una struttura probabilmente ciclica, anche qui, come vi dicevo, annuale, quasi, insomma, sicuramente sta tentando di chiudere questa fase. Ora, un break di questo minimo di Binance a 183 dollari sostanzialmente configura anche su Binance un ciclo virato al ribasso.
Già questo annuale era ribassista, però laterale, direi, ma no, laterale ribassista perché i minimi sono molto vicini. Una cosa di questo tipo configura la ripresa di un trend che può essere ribassista, quindi lì dovremmo andare poi a vedere perché. Perché al di sotto di alcuni livelli di supporto per Binance non c'è assolutamente niente, cioè c'è un vuoto colossale dovuto proprio alla questione legata al fatto che negli anni scorsi, intorno al 2020, era schizzato su, vedete. Per il discorso della BSC, della nascita della BSC nel 2021, a febbraio, aveva fatto questi spike rialzisti molto importanti. Al di sotto di questo livello di minimo, 180 dollari, c'è il baratro, non c'è niente. Quindi, se per caso in un'eventuale fase di struttura che scende, questo mercato scende sotto 180, è pericolosissimo perché potrebbe fare degli sbalzi ribassisti notevoli. Vedete, vi faccio capire, qui ci sono 70 punti percentuali di vuoto, quindi è una caduta nel vuoto, una cosa del genere a livello di analisi tecnica, quindi solo poi le manipolazioni eventuali del prezzo, perché Binance lo può fare con grande tranquillità. In quanto insomma, detiene tanti token del suo stesso token, allora a quel punto potrebbe bloccare eventualmente la caduta, però è pericolosa, insomma, sicuramente, soprattutto se si configurerà del panico, quindi tenetela in considerazione. Andiamo a vedere poi Ethereum, perché volevo farvi vedere il canale discendente e vediamo se tra le altre cose riesco a ritrovare lo stesso grafico. Eccolo qui, grafico sulla settimana. Vi faccio vedere il canale discendente in cui è chiuso Ethereum, che ha perso anche forza relativa su Bitcoin. E dovremo andare a vedere questa situazione qui, come si va a configurare, perché anche qui non abbiamo idea se a giugno sia iniziato il ciclo annuale. E siamo a dicembre, secondo me una chiusura di un ciclo annuale entro pochi giorni la vedo difficile. Il problema è insomma, su Ethereum l'avevamo già sviscerato, proprio la problematica della non sincronia con Bitcoin sul minimo di giugno. Bitcoin ha fatto un nuovo minimo a novembre e Ethereum no, e questo insomma è molto è peggio delle attese, insomma, è peggio di quello che si pensa, perché significherebbe che qui è iniziato un nuovo annuale e un break di 900 dollari circa indica che anche Ethereum poi passa in un trend negativo sul ciclo annuale, quindi significa che bisogna attendere luglio del prossimo anno, in pratica giugno-luglio, per avere maggiore possibilità di stabilità e anche di trend rialzisti. Questo è il canale in cui è chiuso Ethereum e nella scorsa settimana non è riuscito assolutamente a breccare, perché questo livello di resistenza che è 14.000 più la resistenza dinamica ha retto. Però da un punto di vista di struttura tecnica, un eventuale impulso nelle prossime settimane che brecca questo canale configurerebbe appunto la struttura di una metà di una fase ciclica che inizierebbe appunto in questo caso da novembre, e poi andremo a configurare. È ancora possibile una cosa del genere? Sì, ma la settimana scorsa con quel ribasso lì ha un po' mischiato le carte e reso, diciamo, la questione un pochettino più difficile, perché comunque non è un ribasso di pochi punti, ma di 6,5. Il breakout di questo livello di minimo della scorsa settimana, che sono 1150 dollari, un breakout di questo livello configurerebbe una possibile crash. Vi faccio capire anche perché. Perché vedete, il minimo in close della settimana su Ethereum è proprio questo qui, che è 1130. Quindi questo significa che 1130 è il vero minimo, ragazzi, in close settimanale, quello che ha uno spessore di analisi statistico-tecnica elevatissimo. Perciò, se in questa settimana Ethereum tocca questi livelli e non li regge in close della settimana, fa un nuovo minimo in close. E questo significa che il trend vira di nuovo a ribasso. Potrebbe esserci pericolo, emotività, eccetera. Perciò questo livello qui di 100, 1134 dollari è molto rilevante e siamo molto vicini. Quindi, dopo uno sciacquone del 6,30, basta un po' di negatività che il mercato fa un crash di altri 5-6 punti proprio nella giornata della settimana odierna. Questo è il pericolo di questi giorni. Quindi, la scorsa settimana, in 2 giorni, il mercato ha reversato totalmente quello che era un trend che aveva provato a fare, un trend rialzista, un mini rally di Natale, lo saremmo dire,
che poteva in effetti sfociare anche bene se i mercati l'avessero presa benino negli ultimi giorni. Invece l'hanno presa malissimo e le questioni le avete visto, l'avete visto qui. Quindi si ferma il rally di Natale, mini rally di Natale e finisce qui la possibilità appunto di andare magari a fare nuovi massimi relativi appunto di questa gamba di swing proprio verso la fine dell'anno. Non è detta l'ultima parola, però ragazzi, la difficoltà e la probabilità è molto bassa. Certo, trendy si sorprende come sempre. Se doveste versare magari qualche operazione di trading, la potremmo fare. Va bene, per oggi è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.